Questo gioco è Trivi Tower, è una sorta di Tetris competitivo nel quale bisogna ammucchiare dei pezzi dalla forma simpatica e dal colore sgargiante per raggiungere un risultato di un'estrema compattezza e solidità, visto e considerato che le nostre costruzioni possono essere inficiate dall'azione malevola di un venticello puttano. Bentornati su Trivi Towers e su Quedo su Serve. Vi ricordiamo che come al solito, porca di quella puttana, non posso parlare mentre faccio le cose. Quindi starò zitto. Io perciò ho parlato all'inizio. Sì, però non è manco giusto, no? Ok. Ok. Vaffanculo. Come dici? Niente. Ok. Bene, quel che finisce bene. Non mi sono trovato bene per niente. Pam! Allora, questa modalità si chiama sopravvivenza. Si chiama così perché bisogna cercare di sopravvivere. Ah, Crespino, non è ben chiaro a cosa si deve sopravvivere. Alla puttana. Alla puttana. Allora, il nostro sinergo sta... Ho vinto già. Sì, no, mi è successo. Guarda, io volevo provare a fare una cosa, volevo provare a venire verso di te. Niente ragazzi, ho giocato molto male, però vabbè, adesso sono rientrato. Dicevo, mettete mi piace e condividete come fanno tutti quanti gli altri youtubers. E adesso alla playlist, basta, io adesso non parlo più. Siamo tra gli youtubers più strani del creato, perché noi portiamo sti giochi. Chi altro porta Trivi Tower? Ma meno male che non lo porta nessuno. Perché? Che dopo ci rimano il suo piano. Vuoi essere il solo a portare Trivi Towers? No, voglio essere la puttana. No, ho sbagliato. Posso farmi una maglietta? Voglio essere la puttana Reds 2019. Ho sbagliato, ragazzi. Ho proprio sbagliato. Okay. Essere o non essere. Questo è il problema. Non so che fare. Sapete qual è la problematica peggiore di questo gioco in assoluto? È questa. È la voglia di interagire col prossimo. Ragazzi, sto sbagliando fortissimo. Quello che posso provare adesso è di essere felice, di sopravvivere a una vita felice. Ci provo, questa è pesante. Ma che cazzo? Dai! Ce l'ho fatta, sono bravissimo! No! Ho sbagliato. Grande. Ho sbagliato. Allora, io quello che stavo provando a fare... Ho sbagliato i conti, ragazzi. Ho sbagliato molti conti. Io invece voglio provare a la sincerità. No, rimbalzato male. Ma ci riprova, ragazzi. Uno, due, tre. Ecco, con più calma tutto riesce meglio. Allora, c'è un sacco di spazio, puoi fare un disastro. Vorrei umiliarti. Ma sai che è rischioso. Ma continuerò a farlo. Mi sa che già vi credo. Io purtroppo ho fatto un errore del cazzo perché avrei potuto piazzare ancora un bordello di pezzi. Ma proprio un bordello. Ho fatto una puttanata. Non odiatemi, Tinsinergo. Poi mi rifarò. Mi rifarò con le prossime modalità che saranno sicuramente più alla mia portata. In realtà questa è la mia modalità preferita, quindi no, non ci saranno modalità più alla mia portata. No, si è incastrato bene. Sì. Adesso andiamo avanti finché posso. Mi sto annoiando però. Voglio strafare. Gli altri possono mettere avanti, io voglio strafare. Ci vuole strafare, ragazzi. Questo è un inno alla droga che sta facendo Red. Se faccio questa cosa. No. Ho vinto per forza. Sì, almeno di 5 pezzi hai vinto. È che tu ti stai annoiando e quindi hai inficiato il mio gameplay. Di 4, pensavo di più, onestamente. Sembrava così grossa la tua costruzione. Potevo continuare all'infinito. Guarda, adesso devo recuperare ben 2. Oh, bello quel vento. Competizione special. Questa è bella perché c'è il vento. Non è bella. Il vento dà fastidio. Perché c'è il vento, non è bello. Allora, io provo a fare delle cose
importanti nella vita, no? Quando uso il calcestruzzo. Ma poi perché si chiama calcestruzzo? Hai mai visto uno struzzo che... Viene da... praticamente è una cosa del 1002. C'era Tobasco, questo giovane muratore che lavorava con Erasmo della Pilla. Che ha fatto questa puttanata. E questo era un muratore del merda, cioè tipo era completamente incapace. E lo cacciavano dal cantiere appena faceva una fesseria al grido di caccio strunz. Da cui il calcestro, perché gli facevano sempre mescolare i composti murari. Buono così! Non sto scherzando, ragazzi, io sono uno storico degli aneddoti, li conosco bene e... Non sapevate che ci fosse questa... Io non ti sto ascoltando, posso dirlo? Perché tu fai bene a non ascoltarmi, perché sto cercando di deconcentrarmi. Ma... No, già! A chi? A chi? A cosa? No, già! Pam! Pam! Buono così. Lo vedi? Lo vedi? È tanto, è caldo. Lo vedi? Lo vedi? È caldo, è tanto. Sembra una canzone di Pippo Franco. A me sembra una cosa porno. Molte canzoni di Pippo Franco avevano un doppio senso. Però che figo, no? Ma chi è Pippo Franco? Una delle cose più brutte che abbia fatto Pippo Franco è stata la... una persona brutta. La riedizione di Che Figo. Davvero brutta. Che figo? Chattare. La riempita di parole giovani, no? Credo che per un buon tre quarti non ne conoscesse il significato. Merda. 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 È finito già. Merda, 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 merda. Ma che culo di merda! Ma dai, ma che è la torre? Io sto a fare i cazzi miei, tutto tranquillo. E io invece nel frattempo costruivo il mio domani. E stiamo recuperando, cari ragazzi del team Finergo, con la F di Fufi. Ah, questo è quello che gli piace a zio Sinergo, vedi? Ma... non direi che mi piace. Direi zio Sinergo ha fatto uno strano coso. È un inizio che io non avrei cosato. Tu perché l'hai cosato? Vuoi... Perché il qua... PACRIS! Tina da vino. Hai praticamente vinto. Ma io così. Hai vinto. Ma c'ha la puttana. Giusto che vinci, no? L'hanno detto tutti quanti. Che cosa di merda che ho fatto? No, niente, non ce la posso più fare. E come entra? Come entra? E ben lubrificato. Blubblubblubblicato. Non si può, non si può. Ragazzi, scusatemi, ma... Come cazzo hai fatto? Ah, no, beh, ne ho sbagliato una, adesso sto cercando di fare cose, ma... Secondo voi cade questo messo qui? Proviamo. Tanto mi par di capire che posso tentare, no? Puoi fare quello che ti fa, puoi sbagliarle tutte, perché tanto io... È giusto. Ragazzi, che... scusate, veramente, so che state facendo il tifo ancora... Ma ho cacato. Hai cacato? Come si dice? Proprio... Sentivo un po' di puzza. E io ci provo, eh. Questa è una di quelle cose che fanno solo i grandi e i grandi fanno le cazzate. Tipo questa? Niente, raga, ho cacato male, eh. Hai cacato male? Porca la puttana, mi tocca. Beh, c'è un senso di fare questo. Mamma mia, madonna. No, non ce la posso fare. Vabbè, avevo vinto anche pezzi fa, ma porca. Però hai visto quanto... No, mi sta sul cazzo perché, non so perché, sarà che non mi trovo un cazzo... 16 con... Non mi trovo queste freccette di merda, ma sono molto impreciso. Cioè, quando ho tempo, no. Questo è un super torneo, quindi dura super un torneo, super torneo, dura tanto, più. Ma è giusto, deve essere un po' lungo. Poi facciamo uno più giovane. Perché le cose giovani devono essere corte? Perché i giovani d'oggi durano poco, altrimenti non si spiega l'invenzione del Viagra. Viagra non serve a durare di più. Serve a... Come no? Diglielo a mio zio che ce l'ha ancora dura dal 1907. Quando il Viagra non era... Ah, la puttana! Oh, grazie.
Mannaggia Satana, Satana. Ok, mi è andata proprio. Sai quando una cosa ti va bene di culo e tu ti senti in colpa per quanto ti è andata di culo? Sì, ti è andata di culo. Quel caso lì proprio, uguale uguale. Bene, ho capito che ti è andata di culo. Vuoi dire... Roma ha rotto il cazzo, eh. Se po... Madonna, è perfetto. Vogliamo dire qualcosa ai nostri amici che ancora ti supportano? E continuate a supportarmi, sono una ragazza semplice. Voglio cantare, ballare, la pace nel mondo. Mamma mia, però una grande barbara. Oh merda, non doveva andare così, mamma! Visto che le foche vengono uccise a colpi di Lampreda sulla testa. E la cosa mi ha scioccato, da quel giorno ho deciso di comprare una foca. Lampreda? No, e basta con queste ondate di merda! No, no, ma perché Gerusalemme? Sì! A lui piacciono i comici napoletani che fanno film romantici, perciò dice Gerusalemme ogni tanto. Sono ancora in testa, ma non meritavo questa cosa. Nata buona! Macella, ok, ehi, lumacello, wey. Signora, che faccio? 60 kg sono, lascio? Brava signora. Brava signora, che a suo marito ci piace. Glielo facciamo il palombo arrosto al signor Franchelli. Apriresti mai una pescheria? Ling, no. Perché? Perché sarebbe più quello che mangerei e... Anzi, meglio mangiassi. Ragazzi, sto provando a fare un discorso un po' complicato che non tutti... Non tutti potrebbero apprezzare. Merda, no. Devo farlo per forza. Io invece credo di stare facendo un discorso... Allora, quello che posso fare... Però non mi far tremare il tavolo, che cazzo, stiamo giocando in due, noi. E che cazzo, non la puttana di quella grande Sapevo che poteva andare soltanto in un modo, in culo. Quel pezzo lì. Un pezzo di merda. Ho sempre sospettato che avesse la mamma puttana, ma adesso ne ho proprio la conferma. Allora, io provo a fare una cosa solo per i grandi. Oh ragazzi, sto facendo cagare sul rompicapo, ma perché? Solo per i grandi, non so dove andare, non la metto qui perché è tanto bingo. Ma visto che è morto Ruggero? Sì. Che devi fare? Tutti lo ricordano per Lady Hawk e per aver fatto Blade Runner, ma io lo ricordo tantissimo per Dracula 3D, faceva Van Helsing, e per Furia Cieca, uno dei film più brutti che abbia mai visto. Mi sa che ho vinto! Tavolino. Ho vinto a tavolo. Però posso stracciarti nella competizione speciale. A te in cosa è piaciuto Rutger Hauer? Il Dracula 3D è comunque una di quelle cose che non dimentichi facilmente, giusto? Sono d'accordo. Cioè, uno si trasforma in mantide. Ma Rutger Hauer era visibilmente ubriaco di vino rosso quando ha fatto Dracula 3D. Che lui sentisse... Vabbè, però era completamente scofanato di vino. Io credo che lui sentisse il peso della la morte incombente, no? Secondo me sentiva il peso della schifezza che stavano girando e ha detto, ma che cosa non si deve fare per pagare la villa? Dici? Sì. Ma è tremenda questa cosa, tu affermi. Senti, stiamo parlando di uno che ha girato con gente come Ridley Scott, Richard Donner. Un bel giorno gira con Dario Argento e nota che... Sono stato cattivello. Che cazzo proprio, no? No, Lori. Oh merda, mi sono fatto male da solo, merda. Mannaggia. No. Ma che cazzo? Oh Maria! Vabbè, ma che due coglioni però, eh! Vabbè, che due coglioni però! Vieni. È un grazie quello che mi hai appena detto. Sì, che buon pezzo. Era buon il pezzo, mi piace. Oh, grazie. Ma che cosa sta succedendo? Te, pinatela in culo. Sì. Che culo di merda, io. Madonna, che culo. Comunque, vedi, lui ha perso ma combatte. È combattivo, vuole vincere con onore, ma non glielo permette. Ma che cazzo?
Non gli permetterò di voglio vincere con loro, ma non rinuncerò né a essere scurrile né a dirti che hai culo. Ma io non c'ho culo, sto giocando bene da un po'. Sì, e questa è una cosa che mi disturba, perché di solito quando fai questo gioco qua fai un po' cagare. Sembra un culo, io questo sto tanto. Grazie, sei buono. Ma perché ti do le cose giuste? No, ho sfruttato male, era ottimo. No, merda, ha fatto la vela. Merda, ha fatto la merda. Merda, ha fatto la merda. E dai! Ma io sto provando. No, 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 è 1-1. Aspetta. Non devi vincere! Non lo fare! Madonna, ma perché scivola? Dai! No! No. Guarda che bel castellino che t'ho fatto, guarda lì. Sto calcolando come se avessi perso la partita. In realtà no, però è stata una partita molto combattuta. Vabbè, ma infatti bisogna offrire spettacolo fino alla fine. Però vinto Redez è stato molto molto bravo. Io ho fatto degli errori veramente scemi purtroppo. Ma alla prossima partita, ragazzi, non sarò così distratto. Ci vediamo alla prossima! Conto di esserlo almeno un 40% in più.